Allora, oggi si parla di news e abbiamo due news effettivamente molto molto interessanti. Una che riguarda le nuove CPU di casa Intel, quindi la serie 12, questa Alder Lake di cui si sta tanto parlando, e una news che è un leak a dire il vero, che parla di performance per quanto riguarda la prossima RTX 4090. E credetemi, ci sarà davvero tanto, tanto, tanto da vedere. Ma prima di andare al vivo del video, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da PCGaming.it, il sito dal quale ottenere tutte le vostre news per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e il mondo dell'informatica, con un sito estremamente veloce da navigare, estremamente carino da vedere e sempre aggiornato con i nuovi trend e a volte notizie davvero molto molto interessanti, e un portale che io vi consiglio senza il minimo dubbio, per cui andate a dare un'occhiata, tutti i link sono in descrizione. Ma back to the topic. Allora, abbiamo parlato del fatto che ci sono delle news riguardo ai prezzi dei nuovi Intel di dodicesima generazione, nuovi processori Intel di dodicesima generazione che saranno un salto in avanti pazzesco. Ci sono delle cose che in effetti mi fanno ben sperare, almeno per quanto riguarda le performance di queste CPU di nuova generazione, perché già qualche tempo fa è uscito qualche leak di qualche prezzo, cioè si parlava di oltre $700 per quanto riguarda l'i9 12900K, che è un processore a 8 core, e dagli ultimi leak 24 thread c'è scritto, ma va bene, queste sono cose che andremo a vedere dopo. Ad ogni modo, è uscito un leak da parte di un rivenditore degli Stati Uniti, Provantage, e videocards.it ci mette qui tutta quanta una tabella bellina carina in cui ci mostra che innanzitutto c'è la divisione fra CPU con scatola e CPU senza scatola, ma va bene, credo che siano effettivamente delle differenze marginali per quanto riguarda la confezione d'acquisto. Ad ogni modo, possiamo vedere che il 12600K verrà a costare $288.77. Stiamo parlando di un 4 core 16 thread? Sto leggendo male io questa cosa? Mi sembra strano che sia 16 thread, ma va bene, può darsi che qualcuno che sia più informato per quanto riguarda la nuova metodologia di multithreading degli Intel di dodicesima generazione possa un attimo chiarirmi le idee. Abbiamo poi l'i5 12000KF, quindi senza chip grafico, a $261, facciamo 262, qui vediamo la controparte senza scatola. Poi andiamo nel territorio i7 e qui il prezzo comincia ad essere decisamente buono. Questo perché? Perché l'i7 12700K, che dovrebbe essere un octa-core, anche se qui c'è scritto 4-core, ma sotto andiamo a leggere la descrizione, desktop processor 8 cores up to 5 GHz, è praticamente prezzato a $422. Il KF, quindi senza chip grafico, a 395. Questo perché è un buon prezzo? Perché il Ryzen 7 5800X, questo bimbetto qui, anch'esso 8 core, è praticamente prezzato quasi come questo i7 di dodicesima generazione. Questo però cosa ci fa capire? Ci fa capire che Intel in pratica sta facendo uscire questi processori per combattere ancora la supremazia dei Ryzen 5000. Chissà quando usciranno i nuovi Ryzen per desktop, cosa diavolo succederà al mercato. Proseguiamo poi con i top di gamma. Stiamo parlando del 12900K, sempre questo qui è un processore a 8 core, a €604 e il dollari, scusatemi, e il KF a $578. In confronto ai leak precedenti che vedevano l'i9 12900K costare anche $700, queste sono delle news effettivamente davvero molto molto interessanti per chi volesse in futuro cambiare la propria CPU ormai vecchia e magari prendere un processore appunto di dodicesima generazione da parte di Intel. Non è affatto male, e vedremo effettivamente come poi saranno messi sul mercato. La prossima news di cui invece voglio parlarvi è quella lì
che è stata leakata da Greymon 55. Allora, già qualche tempo fa, Greymon 55 leakò un paio di informazioni abbastanza carine che adesso vedremo a schermo, e cioè l'RTX 4000 usciranno più o meno tra il quarto trimestre del 2022 o il primo trimestre del 2023, avranno un processo produttivo a 5 nanometri e avranno il doppio delle performance della 3090. Già questo qua praticamente era un qualcosa di wow, perché sappiamo che la 3090 riesce tranquillamente a farvi giocare a qualsiasi, sebbene non sia una scheda studiata appositamente per il gaming, riesce tranquillamente a farvi giocare a qualsiasi titolo al massimo del dettaglio in 4K, tranne alcune specifiche eccezioni. Sì, Balalla, sto guardando proprio te. Ad ogni modo, c'è stata una sua risposta l'11 settembre, perché questo leak era del 5 luglio, quindi circa due mesi fa. C'è stato una sua un suo retweet circa una settimana fa, credo che due volte una 3090 sia conservative, cioè sottostimato comunque, ecco, non è poco, diciamo, quindi due volte le performance di una 3090 è poco rispetto a quello che potrebbe davvero essere. Questo perché, raga, abbiamo visto di recente, e vi lascio la scheda comunque qui se volete andare a vedere il video, che AMD sta preparando una scheda video, molto molto probabilmente una scheda video che all'interno potrebbe avere, anche per noi consumatori in un futuro anche abbastanza prossimo, potrebbe avere due chip grafici, RDNA 2 o RDNA 3, noi non lo sappiamo. Adesso, questo leak potrebbe riferirsi o effettivamente a una scheda video da parte di Nvidia con il doppio delle GPU, quindi magari con due GPU della serie 3000, chi lo sa, magari due chip della 3080 o della 3090, o nell'ipotesi meno eccitante dal mio punto di vista, il doppio delle performance dichiarate da Greymon 55 potrebbe essere tutto riferito semplicemente alle performance in ray tracing, che, oddio, non c'è nulla di male, perché sappiamo che tuttora con la serie 3000 sì, è fattibile giocare in ray tracing con il DLSS, ma su alcuni titoli diciamo che non è proprio il massimo della vita per quanto riguarda la fedeltà grafica, non è proprio il massimo per quanto riguarda ciò che si vede a schermo dal punto proprio della bellezza grafica, ma va bene, il tempo ci dirà. Raga, queste erano semplicemente delle news su cose che ho trovato sull'internet. Io ogni settimana comunque faccio questi video di news perché sono il primo a appassionarsi a questo tipo di contenuti. Fin quando si parla soltanto di schede video odierne che non si riescono a trovare, che hanno un prezzo davvero esorbitante al giorno d'oggi, sono il primo a dire ma non è possibile che la situazione sia questa. Quando però si parla del futuro, beh, comincia di nuovo a riaccendersi, sapete, quella fiammella, quella bellina, quel brividino che vi viene ogni volta che leggete comunque qualcosa di interessante. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. E questa doppia 3090... tanta roba, secondo me. Ci vediamo al prossimo video, allora. Sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao, belli!